A rafforzare la presenza. Mi permetto, bellissimo il video che ho visto prima, aggiungerei due immagini dell'anno scorso, perché è vero che dal punto di vista scenico, paesaggistico, questo però ha ricordato bene Sandro, era importante ripartire dopo la pausa del 2020, perché il fatto che comunque si sia fatta comunque un bel numero di partecipanti, e ho visto in prima fila anche in Jayamion a prendere il via, hanno fatto il tracciato, è stato un grande segnale di ripartenza per tante attività, e credo Sandro che quella dell'anno scorso ci siano messe le basi per altri ragionamenti e per rafforzare, per quello che mi permettevo di aggiungere questo. Mi permetta ancora solo una cosa di ringraziare. Una delle cose, perché poi dopo andiamo avanti con il discorso, sì, perché ci sono tante altre cose che volevo chiedere. Volevo ringraziare, l'hai già fatto, sul fatto che tutta la squadra guidata prima da Beppe Manassero, ma Beppe Manassero per noi è stato importante perché ha dato il via a tanti aspetti. Era un'istituzione nell'istituzione. Esatto. E poi la squadra capitanata da Sandro, se vogliamo avete fatto voi stessi una gran fondo a livello organizzativo per arrivare ora alla 29esima edizione e traguardo importantissimo la 30esima, ma ne parleremo dopo, del prossimo anno. Un ringraziamento all'ARPA Fenix, uso perché importante realtà del nostro territorio, sempre più importante, ne siamo onorati che continua a rimanere qui come sede, importantissimo, perciò importante realtà economica, sociale, di grande passione economica e sociale, a cui aggiungiamo una grande passione sportiva nell'amministratore, collegato, che dà l'esempio in prima persona, ma sportiva con la squadra professionista, è già stato ricordato domenica la vittoria, ma Milano Sanremo anche, i vari giri eccetera. Poi qui abbiamo Beppe Conti, che intanto a lui facciamo un applauso perché non si è dimenticato a raccontarci un po' di cose, ne parliamo tra pochissimo.